siamo un bel po'. E allora, signore, iniziamo. A voi un omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani, Domenico Modugno! E lo sapete come sono le barche che prendono i pesci spada? Sono dei pescherecci grandissimi, tutti in legno. E hanno davanti un pontile in metallo lungo, 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 lungo. E sopra questo pontile sta un marinaio con una fiocina. E lì, guardando l'acqua, aspetta il pesce spada. E appena passa, gitto gitto dallo cuore e che ancia di dolori ai 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 ai. E la barca s'ascinava e un sangue mi corria e un mascolo che ancia ai 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 ai. E un mascolo varia un pazzo bella mia, e un chiancino gli dicia bella mia, dimmi tia che hai a fare. Gli rispondi una femmina già, con un filo fino ci scappa, scappa, amore mio, casi no, faccio. Mattia, si tu muori, voglio morire. Quel giorno hanno raccontato che mentre la barca trascinava il pesce spada, un altro pesce spada iniziò a inseguire la barca. E quando la barca arrivò in riva, tirando il pesce spada, saltò anche l'altro in riva. Si trovò chissà con chi cucchio, cori a cori, ma così finì la storia di due pesci sfortunati. Dai e dai, vinti, vinti, c'è un puro mascolo, piglia la pioggia, la cima, la cima. Pisci spada.